Benvenuti a tutti in questo nuovo laboratorio. Oggi insieme andremo a stimolare un po' la nostra creatività. Andremo a vedere come costruire una lettera di cartone. Io ho deciso di disegnare la M. Voi siete liberi di scegliere l'iniziale o la lettera che preferite. Cosa ci sarà bisogno per la costruzione della nostra lettera? Una matita, una gomma, un righello, delle forbici. Mi raccomando, io uso delle forbici a punta, ma voi, se questo lavoretto decidete di farlo da soli, usate delle forbici a punta arrotondata, oppure, dato che il cartone è abbastanza duro, fatevi aiutare dai vostri genitori. Un paio di pennelli, la colla vinilica e dei pezzi di Scottex che io ho già tagliato. Le misure sono varie e diverse, come lo tagliate va benissimo, non c'è una misura standard. Essenziale per il nostro laboratorio sarà il cartone, che potete facilmente trovare al supermercato. Velocizzare, ho già costruito e incollato 5 delle 6 lettere che ci serviranno per rendere la nostra iniziale un po' più cicciottella. Adesso andremo a costruire il nostro rettangolo di 13x15. Ok, ho preso il nostro righello, la nostra matita, mi raccomando fate bene la punta, e disegniamo, facciamo due puntini dallo 0 al 13, così saremo più facilitati nel disegnare la nostra linea. Ok, stessa cosa dobbiamo far sopra. Perfetto, il nostro rettangolo è stato disegnato, adesso non ci rimane che andare a disegnare la nostra iniziale. Io mi atterrò a queste misure perché sono le stesse di queste che ho già incollato e già ritagliato. Non vi preoccupate se ci sono delle imperfezioni e se la vostra lettera non è perfetta, perché tanto andremo a rivestire il tutto col nostro Scottex. Benissimo, adesso dovremo andare a disegnare le basi della nostra M, quindi base inferiore, base superiore, di 4 cm. E uniamo i puntini. Sono state fatte queste quattro basi, dovremo andare a disegnare un'ulteriore linea in metà, per capire in che punto si deve fermare la linea della nostra V. Benissimo, adesso dobbiamo fare un puntino a scendere di 7,5 cm, quindi dall'alto in giù 7,5 cm, e andremo a unire il puntino in alto con quello in basso. Come vedete, abbiamo quasi finito di costruire la M, non ci resta che disegnare l'ultima parte. Dal nostro secondo punto della base dovremo salire di 4 cm. Adesso dobbiamo andare a costruire l'ultimo pezzo, che è questa piccola base qua, che è di 2 cm, quindi un centimetro a sinistra e un centimetro a destra. Ok, e andremo ad unire al puntino fatto precedentemente. La sagoma della nostra M sta iniziando a prendere forma, ora non ci rimane che ricalcare un po' più pesante con la matita i contorni. Andiamo a tagliarla. Finito di tagliare la nostra M, e voi dovrete andare a fare sul vostro cartone altre 5 M
delle stesse dimensioni. Aiutandovi con questa, che sarà la vostra sagoma principale, andrete a ricalcare e poi ritagliare altre 5 uguali. Andiamo a prendere la nostra colla vinilica e la andiamo a mettere sulla nostra iniziale. Non ci resta che incollarla. Adesso che l'abbiamo incollate tutte, dobbiamo metterla ad asciugare per almeno un'ora. Comunque vi ricordo di non preoccuparvi se non è perfetta, tanto poi la andremo a rivestire col nostro Scottex. Prendiamo la nostra colla vinilica, la andiamo a mettere dentro un piccolo contenitore. Andiamo a prendere i nostri pezzi di Scottex, la colla sullo Scottex. Questo lavoro lo dovremo fare fino a quando la nostra iniziale non sarà tutta rivestita di Scottex. Benissimo, abbiamo completato il nostro primo strato, adesso ne dovremo fare almeno altri due. Dopo che abbiamo incollato tutti i pezzi di Scottex, iniziale bella uniforme, andiamo ad aspettare che asciughi e poi l'andremo a dipingere. Ecco, adesso la nostra lettera si è asciugata e potremo andare a dipingerla. Servirà anche un pennello. Potete farla di colori diversi, potete farla a pois, a righe, metà di un colore, metà di un altro, come preferite. Vediamo che si asciughi e poi dopo andiamo a ripassare anche la parte dietro. Benissimo, la nostra iniziale si è asciugata e quindi il nostro laboratorio si è concluso. Spero che vi sia piaciuto, spero di vedere le vostre creazioni, le vostre lettere su Padlet. Se volete condividerle, vi ricordo che sotto il video, sotto la descrizione del video, troverete il link. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!